siamo 67 ragazzi di 15 nazionalità diverse. Tacinacolo è nata nel 1983 in Piemonte dal desiderio di una piccola suora con un grande cuore. Suora Elvira, suo nome, per noi è Madre Elvira, perché come una mamma ci ha amati e ci ha dedicato tutta la sua vita. Ecco, nella sua congregazione aveva un grande desiderio, quello di aiutare i giovani che vedevano tristi, smarriti, disperati in giro per le strade, e voleva fare qualcosa, però le veniva sempre detto che era impossibile, era una cosa più grande di lei, e non doveva lasciare perdere. Ecco, così alla fine, dopo tante preghiere, la sua superiore le aveva permesso, e così lei è uscita dalla congregazione con un'altra scuola, un'amica, ha ricevuto le chiavi di una casa, un ex parlatorio, una casa abbandonata, dirottata, sulla cima di una collina, sopra Saluzzo, che è una città di una provincia, sono più di 20 bambini. Ecco, stanno tutti insieme, giocano, vanno a scuola, quindi è possibile anche aiutare le famiglie. A volte vengono i problemi anche in scuola, magari non è forse con i voti, però magari anche con le persone. La prima cosa quando sono andato a casa, magari con la... I nostri feriti della collina delle apparizioni, ogni anno ci stanno, non è una novità. Due anni fa, tre. Buon appetito, rimasti voi. Così qua. La metto qua. L'amore della madre terrestre che i bambini di questo villaggio hanno perso, e l'amore della madre celeste che si prende cura di due persone. In una casa c'è una coppia, marito e moglie, in altre case sono dei donne, 7, 8, 10 anni. È più facile per loro, anche per noi quando vengono più piccoli. Well, the
Scusami, No, no, ma voi come se non ci fosse? Ti telefono, come abbiamo fatto oggi. Grazie, ciao, arrivederci. Uno, due, tre, quattro, cinque. Questi dell'Arcangelo Michele, credo che sia. L'Arcangelo Michele, sono tre telefoni. Che cos'è questo vincere senza occhiali? Terzo mistero luminoso, Gesù inizia la sua predicazione pubblica. A 30 anni comincia a parlare. Tramite sacerdote e le donne e le leggi. Grazie.
La veste bianca, talmente splendente, che fino a quegli occhi non riesce a vederlo. Quindi è una persona meravigliosa. Grazie. Sì.